Ciao a tutti, bentornati nel canale, benvenuti in un nuovo video. Allora, queste unghiette unghione sono quelle fatte con il metodo Apres Nail, che poi ho scoperto anche che questo metodo si chiama Press On Nail. Mo lo scrivo anche nel titolo del video. Allora, vi metto tutti i video inerenti a queste unghie che indosso, quindi quello dove le ho appena fatte, poi dove faccio il refill. Adesso qui sto andando a smontare. Questo che vedete è la plastica, praticamente è la tip che quando ci passi la fresa sopra diventa così, fa questi trucioli, tipo trucioli di legno, questi sono trucioli di plastica. Allora, con la mia punta grana media sto andando ad abbassare il più possibile il prodotto e qui ho il rubber base perché il refill l'ho fatto con la rubber base di Saviland, quindi sto andando il più possibile a togliere questa base e poi arrivo alla tip. Quindi, quando arrivo alla tip, la tip, essendo di plastica, si scioglie con l'acetone. Questo è un remover. Qui mi sto un po' impiccando a ricordarmi come devo mettere la cartina. Comunque, tutto ciò che è plastica si scioglie con l'acetone, dicevo, e tutti i remover, tutti sono acetone al quale poi viene aggiunto magari un po' di aroma per togliergli un po' di odore di acetone. Però anche l'acetone, quello più forte, quello del ferramenta, adesso tanti grideranno allo scandalo, l'acetone non ci fa male. Quando io vedo che qualcuno scrive, quando le sciolgo con il semipermanente con l'acetone non mi piace perché le unghie poi rimangono morbide. Certo che rimangono morbide, sono state immerse in un liquido, ma quel liquido potrebbe essere anche acqua. Se tu stai 10 minuti immersa nell'acqua, l'unghia, quando la tiri fuori è molla allo stesso modo. Non è l'acetone che ammolla le unghie, è il liquido che ammolla le unghie. L'acetone è un deidratante. Quello che fa è deidrata l'unghia e la pelle, ma poi il corpo umano, che è tanto intelligente, passato qualche momento, comincia a riprodurre quello che serve alla nostra pelle, alle nostre unghie. Quindi non abbiate paura di usare l'acetone. Questo che vedete venire via in questo modo è la tip. Che succede? Io parlo, parlo, mi perdo nei discorsi. Che succede? Che io ho attaccato queste tip con un hard gel, cioè un gel comune di quelli normali di sempre. E come ben sappiamo, il gel non si scioglie come per i Sock Off o alcuni acrygel o l'acrilico. Tutti questi si sciolgono, il gel invece non si scioglie. Io qui ho usato un gel builder di Venalisa per attaccare le mie tip e questo gel giustamente non si scioglie perché non è un Sock Off. Allora io però ho voluto lo stesso vedere fino a che punto si potesse ammorbidire questo prodotto per testare, per vedere su me stessa, per provare e vedere che cosa succedeva e quindi ve lo faccio vedere qui nel video. Allora, qui praticamente lascio circa 10 minuti in totale tra leva e metti e come potete vedere adesso piano piano anche il gel sta venendo via, non si sta proprio sciogliendo, si sta spezzettando. Perché poi che succede? Che io sotto vedete qui come viene questo bel pezzettone? Questo lo faccio perché sto facendo su me stessa, su un'altra persona non l'avrei fatto perché so che il gel non si scioglie, ma avrei tolto il più possibile e poi continuato a togliere prodotto con la fresa o con la lima molto piano. Però qui volevo vedere appunto fino a che punto questo gel si potesse sciogliere e quindi rimetto per l'ultima volta la cartina con l'acetone e continuo un altro po'. Quindi dicevo che qua sotto io ho la base di Madame Glam, quella sì, si scioglie. Quindi
penso io che la base che si scioglie aiuta un pochino tutto quello che c'è sopra a venire via. Quindi io sono andata in questo modo, visto, vi ripeto, qui lo faccio perché è su di me e quindi ho voluto testare e vedere fino a che punto questo gel, che non è dichiarato Soak Off, si potesse sciogliere. Quindi su un'altra persona invece non avrei insistito così tanto, ma avrei poi passato una lima, magari grana 180 piano piano. Se volete fare con la lima, se volete fare con la fresa, con il sanding bands, insomma, ognuno poi sceglie un po' il metodo che preferisce. E quindi questo è quanto. Insomma, devo dire che è venuto via. Sono rimasta abbastanza sorpresa da questo gel che un po' si è sciolto, perché in genere adesso vedete questo che sembra un po' gommoso. Questo gommoso è la tip perché essendo plastica si scioglie, vedete come fa il filo, sembra proprio tipo una gomma. E questa che si scioglie in questo modo è la tip. Se avessi usato un prodotto Soak Off per attaccare le tip, certamente si sarebbe sciolto tutto molto più facilmente. Quindi anche rimuovere questo metodo, rimuovere queste tip di plastica, tutto si può fare. Si può scegliere di non fare questo, ma di abbassare il più possibile il prodotto senza arrivare all'unghia naturale se si deve ricostruire sopra. Insomma, bisogna vedere cosa devi fare dopo aver tolto queste tip. Io qui avevo in programma di ricostruire subito, ma ovviamente non ho avuto tempo e quindi l'ho fatto, mi pare, 2 giorni dopo. Vedete questo che si toglie bene bene verso la cuticola? Quella deve essere la base di Madame Glam insieme alla Rubber Base di Saviland. Invece qui sulla punta che non mi viene via è quello, è il gel. E comunque rimetto la cartina e continuo a far stare l'acetone sull'unghia. E piano piano, piano piano continuo a ripetere che mi ha abbastanza stupito il fatto che questo gel un pochino si sciogliesse e si ammorbidisse, perché in genere il gel, insomma, il gel non si scioglie, tu lo puoi lasciare pure 3 ore e mezza, ma a lui non gli succede assolutamente nulla. E quindi questo è quanto. Usando quelle originali, diciamo, le Apré X-Nail, quelle sono tip fatte di gel che si scioglie e le attaccano anche con il loro gel, che è un gel che si scioglie. Quindi una volta che tu decidi di andare a rimuovere, fai i cartoccetti, metti a mollo la mano nella bacinella della manicure, insomma, ognuno poi trova come si trova meglio. E lasci a mollo nell'acetone e queste si scioglie tutto quanto. Qui questo pezzo che non mi veniva via, questo è proprio gel. È proprio il gel che giustamente lui non si scioglie, io pretendo di scioglierlo e quindi devo fare un po' di forza. E vi continuo a ripetere, sto facendo forza, sto facendo tutto questo perché è su me stessa. Ma su un'altra persona non l'avrei fatto, perché anche cercare di staccare dalla lamina ungueale il gel in questo modo non fa bene alla lamina ungueale. Però, ripeto, sto lavorando su me stessa, sono cosciente di quello che sto facendo e quindi ve lo continuerò a ripetere perché non voglio che ci siano poi dopo fraintendimenti, commenti o cose varie. Quindi vi prego di ascoltare bene quello che dico. Ed ecco qua, qui è l'ultima volta che appunto l'ultimo cartoccetto che ho messo e mi accontento così. Quindi fin dove si toglie, si toglie. Lo senti anche sull'unghia quando non c'è più il prodotto, quando vai con lo spingicuticole lo senti che è la tua unghia e non c'è più il prodotto sopra. Quindi qui ho finito così. Di nuovo continuo anche con il medio in quella parte. Vedete come si scioglie comunque un pochino? Continuo a
togliere il più possibile e poi, come vedrete, comunque andrò a limare. Un consiglio che vi do è quello di togliere i cartoccetti, ma questo per qualsiasi cosa, di togliere i cartoccetti nel momento in cui andiamo a lavorare l'unghia, quell'unghia, non toglierli tutti insieme e poi perché l'acetone evapora e quindi nel momento in cui tu lo togli l'unghia si comincia ad asciugare. Il prodotto si comincia ad asciugare più che l'unghia e quello che è ammorbidito, prendendo contatto con l'aria, torna ad indurirsi e quindi facciamo più fatica a rimuoverlo. Per questo, consiglio di togliere un cartoccetto per volta. Ecco qui, quindi vado con il Sanding Benz e vedete qui dove c'era quel, diciamo, malloppetto di gel che non si voleva togliere, in 3 secondi con il Sanding Benz comunque è venuto via. E quindi qui l'ideale sarebbe stato ricostruire in questo momento perché l'unghia era bella deidratata, era preparata perché lavorata poi con il Sanding Benz e quindi qui avrei potuto tranquillamente ricostruire sopra in qualsiasi metodo, anche semipermanente, anche sculturale, quello che sia, però purtroppo io non ho potuto farlo e quindi ho dovuto aspettare 2 giorni. Con il cleaner mi pulisco dalla polvere. Queste sono le mie unghiette e insomma stanno bene, devo dire stanno bene. Ho passato dei momenti peggiori, molto più peggiori, non si può sentire, ma insomma. E poi con questo olietto di Madame Glam che mi hanno inviato e che devo dire ragazzi è fantastico perché ha come ingrediente olio di jojoba, vitamina B e vitamina E. Quindi è proprio un olio purissimo e vado appunto a nutrire le mie cuticole e le mie unghie naturali. E quindi niente, così finisco la mia rimozione e fra 2 giorni ho ricostruito. Spero che questo video vi possa essere utile. Continuo a sperimentare questo metodo. La prossima volta che mi faccio questo metodo voglio attaccare le tip con una base Sock Off che possa essere una rubber base, adesso, insomma, adesso vedo un attimo, però voglio continuare a sperimentare così vi faccio anche sapere insomma, quello che mi succede, quello che combino. E queste sono le mie unghiette. Sono abbastanza soddisfatta, stanno bene, sono unghie normali e pronte per una nuova ricostruzione. Lasciami il solito like se ti è stato utile il video, iscriviti al canale se sei qui per caso e ci vediamo alla prossima. Un bacio, ciao!